Benvenuti a questo nuovo appuntamento di I Love Italo Disco, una chiacchierata fatta da chi ama la dance italiana ai protagonisti di questo filone che sta avendo tutt'oggi un successo impressionante in Italia, ma anche in tutto il mondo. E con noi in questa puntata abbiamo un autore, un cantante, anche un amico, che è Carlo Finazzi. Ciao, benvenuto a casa mia e grazie. Benvenuti a tutti coloro che ascolteranno questa chiacchierata. Bene Carlo, intanto veramente grazie a te a essere qui con noi. Allora Carlo, visto che io e te ci conosciamo anche di persona e ti ringrazio per la tua visita qui a Certaldo, ma che per chi non ti conosce, chi sei? Come ti sei avvicinato alla musica e poi alla dance negli anni Ottanta? Raccontaci un po', siamo molto curiosi e sai, Carlo, che a noi ci piacciono gli aneddoti. Bene. Come mi sono avvicinato alla musica? Ci sono da quando praticamente andavo all'asilo, perché a 5 anni mi sono trovato a prendere lezioni di pianoforte, volevo suonare. Verso i 12 anni cominciavo a vedere un po' fuori dal guscio le ragazzine, i motorini, come fare per poter fare gruppo. Col pianoforte in spiaggia qui al lago era un po' difficile andarci. Prendere il pianoforte e metterlo sul motorino e sarebbe stato molto complicato, e allora ho deciso di imparare a suonare la chitarra. Quella te la mettevi a tracolla, salivi sul motorino, andavi in spiaggia, ti mettevi a suonare e facevi gruppo, anche se non conoscevi nessuno, 2 minuti ti bastavano per avere la compagnia che volevi. Alla musica mi sono avvicinato così, naturalmente ascoltando quello che la musica planetaria presentava in quel periodo. Non ascoltavo molto i gruppi italiani, non ascoltavo molto gli artisti italiani, pochino, perché diciamo che negli anni 60 in Italia si cominciava a fare anche della buona musica, però era più uno scimmiottare la musica inglese piuttosto che quella americana. Quindi guardavo più all'estero che in casa nostra. Era il periodo di fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, insomma. Ed era musica che a me personalmente, venendo dagli studi classici fatti sin da bambino, suonava un po' male. Però è questo che mi ha avvicinato alla musica, il fatto di avere suonato da sempre. Ma 12, 13 anni, no, 13 anni ho avuto il mio primo gruppo Ok. con il quale si suonava blues, rhythm and blues, si suonava molto Mayall, si suonava molto Hendrix, si suonava molto quella roba lì, che non aveva niente a che fare con la musica italiana, però a me piaceva così. Poi mi sono avvicinato molto al rhythm and blues perché il rhythm and blues mi dava una carica che diversamente altre musiche non mi davano, cioè, pur piacendomi chiaramente, però la carica del rhythm and blues era qualcosa di strepitoso. Quindi ho cominciato ad amare la musica nera, una musica che veniva da James Brown, da Jimmy James. Quella gente là. Poi è arrivata, quindi i miei primi gruppi, che furono 2 gruppi abbastanza importanti, fatti con dei musicisti molto, molto bravi, era intorno a quell'età, verso i 14, 15, 16 anni. Poi chiamandomi con un nome che adesso ti farà ridere, Cristiano. Partecipai, che poi tra l'altro è anche il mio secondo nome, quindi non era proprio un nome d'arte. Io mi chiamo Carlo Cristiano all'anagrafe. E
con quel nome partecipai ad un cantagiro con Pippo Baudo e Compagnia Bella. Inizia così la mia, diciamo, professionale attività nella musica, rimanendo però sempre fedele ad un altro tipo di musica che non era proprio quella dance, ma in quel periodo la dance ancora non si paventava. Abbiamo dovuto aspettare poi gli anni 70 con la disco music, Donna Summer, Barry White, tutta questa gente, e a me piaceva molto. Capitò per caso nell'83 che, conoscendo Scarabelli e Tiberio Scarfone, che era di Radio Laguno, conoscendo loro due, io avevo bisogno di un brano dance per partecipare a una trasmissione televisiva qui del Garda. E quel brano si chiamava I Can't Love. Io non ce l'avevo sotto mano, poi non ero ancora addentrato alla dance, i canoni della dance non li conoscevo, quindi me lo scrisse lui, me lo diede Scarabelli, e incisi questo brano come esperienza solista con il nome di Charlie, che tu conosci bene questo disco perché me ne hai parlato qualche giorno fa, ed è iniziato così il mio avvicinamento alla dance, cosa che prima non conoscevo. Nel frattempo era nato il marchio Brand Image con Scarabelli e Tiberio Scarfone, i quali non avevano un cantante, quindi avevano fatto i primi due progetti, che erano Are You Loving e Moving Up, facendolo cantare in modo anonimo a Mauro Farina. Però il progetto in sé non aveva la voce. A quel punto mi era stato proposto di entrare a far parte della band, e con quella incidemmo Lovin' Summer Nights. Successivamente poi per altri ho rinciso io gli altri brani cantati da Mauro Farina, facendo diventare il marchio un'unica cosa, facendolo diventare... Ecco, vediamo qui, scusami, vediamo Lovin' Summer Night. Che è esatto. E questo è stato il mio ingresso ufficiale nella dance, con questo brano. Dopodiché, dopo aver assistito al successo del disco, per ragioni discografiche decidemmo, noi tre, Scarabelli, Tiberio ed io, che era inutile mantenere l'immagine di una band quando poi ad uscire a far serate e compagnia c'era soltanto il frontman e gli altri due no. Quindi decidemmo che per ragioni discografiche era più opportuno che fosse uno solo a prendersi in carico il marchio. Lo feci io, con un contratto privato stipulato tra me, Tiberio e Marino, comprai le loro quote, stimammo il valore del marchio in quel periodo, diviso tre, le due quote loro le comprai io, da quel momento diventai l'unico titolare del marchio Brand Image. Arriva l'86 e io porto alla ribalta un altro disco che è Around Goes the World, con un'altra etichetta discografica che non era più la Time Records. Dopodiché, io che non so mai cosa farò da grande, ecco esattamente questo disco, mi sono trovato impegolato in una maglia politica che mi ha tenuto per una ventina d'anni stretto nelle sue maglie, e quindi io non riesco a fare 3.000 cose alla volta, io riesco a farne una e cerco di farla al meglio, però ne faccio una alla volta, non riesco a farne 3.000. Non ti sento più, non riesco a sentirti, non ho più l'audio. Aspetta, sì, scusami. Ah. Ti dicevo, torniamo indietro un attimino. Hai qualche aneddoto legato proprio a questi anni 84, 85, 86? Hai qualche aneddoto particolare da raccontarci? Ti viene in mente, molto simpatico?
Guarda, io sono sempre stato un po' un antidivo, per cui partecipare a consessi, anche quando si facevano, io ne incontravo tantissimi di personaggi della dance in quel periodo, perché sai, c'erano le stagioni di uscita del disco, per cui non usciva solo il tuo, ne uscivano una marea, e le case discografiche facevano serate nelle discoteche dove portavano i loro artisti che in carrellata, e quindi ne incontravo anche parecchi, ma non mi intrattenevo. Io personaggi con i quali mi sono intrattenuto sono pochi, veramente pochi. Non partecipavo molto a questo genere di cose. Io andavo sul palco, cantavo il mio brano. Ero sempre piuttosto contrariato perché ti facevano cantare in playback e io cantare in playback non sono capace, per cui pretendevo che mi lasciassero il microfono aperto di modo che sentivano sì la voce registrata, però sentivano anche la mia che in quel momento veniva pop. E quindi aneddoti simpatici. Sì, uno in particolare, uno che mi viene subito. Mi ricordo anche che discoteca fosse, era una grande discoteca sul Lago d'Iseo, si chiamava Capital. Stavamo appunto promuovendo la Venus Summer Nights. Termino la mia performance, avevo fatto un mini concerto, avevo fatto solo 5-6 brani, quindi non solo quelli del marchio Brand Image, ma anche qualche cover. Terminata la cosa, io tranquillamente, come una persona qualsiasi, scendo, esco dal camerino e faccio per andarmene via. Fui aggredito da un nugolo di ragazzine e la mia cravatta, della quale stavo estremamente fiero, perché era una cravatta con tutte le icone della Coca-Cola, multicolori, la mia cravatta finì incoriandomi perché mi sono visto comparire una forbice, tra l'altro lunghissima, ero anche preoccupato, ho detto magari qui mi trafiggono, e invece servì per tagliarmi la. E questo hanno preso un pezzo di te. Sì, si sono portati via un pezzetto dalla mia cravatta che poi disgraziatamente non sono più riuscito a ritrovare, e mi piaceva tantissimo, tra l'altro, perché era molto carina. Bello, bello. Questo è un aneddoto, ma sai, quando vai fuori a far serate ne possono succedere di tutti i colori, cose raccontabili e cose inenarrabili. Sì, certo. Mi immagino. Io ho più cose inenarrabili che cose narrabili. Allora non si raccontano, dai. Non si raccontano. Sai, perché poi lì si va veramente sul triviale, quindi. Allora è meglio di no. Bene, poi dicevi, no, diciamo gli anni 90 e 2000. Questi 20 anni un po' di limbo, possiamo dire, su Hack, dove te un silenzio discografico che non è stato però un silenzio musicale, è stato semplicemente un silenzio discografico, perché io continuavo comunque a fare concerti. Ho sempre continuato a suonare, mi dirà, ogni occasione era buona, un comizio o un congresso terminava con... Tutti i santi finiscono in gloria, e quindi terminava con una buona cantata, una buona suonata. Quindi non mi sono mai allontanato. Finché nel 2009 sono ricomparso. A proposito, stamattina è partita il nuovo disco che ti ho mandato. Grazie mille. È partito stamattina, adesso vediamo quando ti arriverà e poi mi dirai. Esattamente, questo qua. Spiegaci che cos'è questo. Allora, nel 2009 ho deciso che era ora di ricominciare. Ho lasciato, siccome ti dicevo in partenza della nostra chiacchierata che io non so mai che cosa farò da grande.
E quindi nel 2009 mi sono detto, mo, perché non riprendere anche professionalmente la musica? Ho ripreso in mano e mi è venuta questa brillante idea, secondo me brillante, perché Are You Loving e Loving a Summer Night, così come compaiono in questo disco, hanno cambiato completamente il vestito. Nella dance noi assistiamo sempre a una musica piuttosto più pulita, piuttosto essenziale, c'è soltanto tutto sommato una tastiera o più tastiere che girano un sequencer, e la batteria elettronica. Diciamo che dal punto di vista vitale la musica nella dance è un po' stretto, no? Cioè, manca un po' di respiro. E ho detto, ma si può mantenere, si possono mantenere i BPM dance, quindi lasciandola tranquillamente ballabile, ma rendendola più moderna, rendendole più moderne e cambiando gli arrangiamenti e facendola suonare da tutti gli strumenti immaginabili possibili, tant'è vero che in queste due versioni sono state utilizzate 5 chitarre, un pianoforte, una tastiera, ci sono anche alcuni effetti elettronici, però la batteria che suona è la batteria vera, il basso che suona è il basso vero, e quindi non c'è niente di precostituito. Con arrangiamenti completamente diversi abbiamo mantenuto la linea melodica originale. Ovviamente dei pezzi, certo. Però sentirai e ti accorgerai che sono notevolmente diverse. La tiratura è limitata, di questo brano ho fatto una tiratura di 500 pezzi soltanto per i fans più cari. Per i fans più cari. Quindi non c'è stata la grande distribuzione di questo, però questi due brani finiranno così, con questa veste, sull'album che stiamo lavorando. Ah, fantastico! E nell'album che stiamo lavorando compariranno sì i brani storici di Brand Image, però rielaborati, compreso quello di Charlie, I Can't Love, anche quello rielaborato, cioè riarrangiato e risuonato. Ci saranno degli inediti, ovviamente. Ci sarà We Are, che è il brano che tu hai fatto vedere all'inizio. Eccolo qui, We Are. Che in questo momento è un progetto bellissimo e voglio che me lo spieghi bene. Sì, ci tengo anche perché siamo nel periodo giusto. Siamo nel periodo dei regali, Questo è un brano che nacque nel 72, era un brano rock. Tu pensa che cambiamento, era nato come brano rock. E, mi piaceva l'idea, la storia che si portava, era fattibile il portarlo sulla linea dance e ho detto proviamoci, facciamolo. C'era questa associazione che si chiama, come il disco, si chiama We Are, e si occupa di un piccolo comprensorio in Siria, che è il comprensorio di Kilis, e si occupa dei profughi in loco, e soprattutto dei bambini. In Siria stanno vivendo una situazione tragica, tutti sappiamo cosa sta accadendo in Siria, e questi bambini si trovano senza genitori, si trovano senza nulla, bombe che arrivano ad ogni ora del giorno e della notte, quindi c'è anche una questione psicologica malandata. A quel punto questa associazione ha pensato di aprire un presidio psicologico in Kilis per questi bambini soprattutto. E mi sono detto, visto e considerato che la vicepresidente di questa associazione è stata una mia studentessa,
quindi la conosco molto bene, so benissimo quali sono le mosse che in questa associazione vengono fatte. Ho detto va bene, facciamo questo per Natale, usciamo fuori e l'ho regalato a loro. Praticamente tutti i proventi di questo disco andranno in favore di questi bambini, quindi chi facesse l'operazione di scaricarlo da una qualsiasi piattaforma oppure lo chiedesse alla casa discografica potrebbe avere anche il CD fisico. Ecco il CD fisico, eccolo, vediamo. Ecco, anche vedi sul CD è riportato anche il nome dell'associazione, certo, e tutte le coordinate, quindi. Sì, tra l'altro sì, abbiamo proprio anche qui, diciamo, in retrocopertina abbiamo proprio tutte le coordinate anche dell'associazione. Esatto, di modo che anche senza passare da me direttamente possono accedere tranquillamente all'associazione. Quindi sarei molto grato. Il disco sta andando bene, eh? Cioè devo dire che lamentarsi sarebbe, però potrebbe andare anche meglio di bene, potrebbe andare benissimo. Anche dal punto di vista del video su YouTube sta funzionando alla grande, ci sono quasi 117.000 visualizzazioni, quindi vuol dire che la cosa... Complimenti! Vuol dire che la cosa sta viaggiando e viaggia anche sulle piattaforme, è scaricato bene, però compratene di più, ne comprate e più soldi arrivano alla causa. Non sono per me, non state ingrassando Carlo Finazzi, ma fate una buona azione, che è quello che poi metto tutti i giorni sul mio Facebook. Alla fine compri una canzone e fai una buona azione. Tutto qui. Questo è un bellissimo gesto da parte tua, fantastico. Complimenti. Quindi, complimenti. Tornando all'album, ci saranno gli storici, rifatti, riarrangiati, ci sarà We Are e ci sarà una serie di inediti, tutti a mia firma, sia per musica e testi. Sai che io sono un grafomane, scrivo con... sono un grafomane, continuo a scrivere, io ho qualcosa come 3-4.000 poesie. Adesso una al giorno la sto pubblicando sul mio sito, alla fine il mio sito scoppierà, quello di Brand Image, perché sarà pieno di tutto e di più, però va bene anche questo, è una parte di me. Certo, mi piace, certo. mi piace. Trasmetti anche lì dell'emozione, non soltanto la musica, ma anche una poesia. Mi piace scrivere, quindi niente, faccio anche questo. Certo. E nell'album ci sarà anche una cover tra l'altro sarà un omaggio ai Charts, ma più che altro un omaggio a mia madre. Mia madre amava molto questa canzone che è Georgia on My Mind di Ray Charles, e quando la cantavo si commuoveva sempre. Parlo di mia madre al passato, perché mia madre è morta nel 2015, quindi parlo di lei al passato, ma è presentissima, me la vedo ovunque, è sempre, anche in questo momento è lì che mi dice che coglione che sei, e dietro. E quindi inserirò nell'album questo brano in omaggio a mia madre, e sarà l'unica cover, diciamo, poi tutti brani inediti e storici. Certo. Quando uscirà questo Covid, sta rompendo le uova nel paniere un po' tutti. Quindi anche con... Non hai una data, Carlo, precisa. Diciamo. La data mi piacerebbe che fosse la primavera, ma mi sa che andremo all'estate. Perché e i musicisti problemi di Covid anche loro, e lo studio. Io non ho uno studio mio. Poi essendo che io in digitale non registro, ma registro qualcosa. Se io registrassi tutto in digitale, in elettronico, ti metti una cosa a casa,
e ti puoi fare, chiunque potrebbe farsi lo studio a casa tranquillamente. Io registro con gli strumenti, la batteria come cazzo fai a registrartela in casa? Certo, certo. È un problema. La chitarra lo potresti fare, ma il pianoforte sì, potresti fare quello finto con una tastiera. Insomma, problemi quindi di studio, trovarlo libero nei momenti che, cioè, tutto un pacchetto. Quindi se riesco ad uscire per l'estate sono contento. Bene, bene. Carlo, mi stanno chiedendo in diretta, mi stanno chiedendo, ma è disponibile, cioè si trova qualche copia o no di questo? Lo stanno chiedendo in diretta, eh? Beh, qualche copia sì, qualche copia la si può. Devono contattare te in privato. Oppure il mio discografico, la Sound Management Company, che può provvedere lui a spedirli. Perché le copie che ho stampato, quelle famose 500 copie, bene o male sono finite, perché le ho date ai fans. E ne è rimasta qualcheduna, una è finita in mano tua, certo. Ma sono giusto due o tre, nel caso in cui ce ne fosse richiesta le faremo ristampare, cioè, non è un problema. Io tra l'altro ho pensato che di questo, sulle prime pensavo, ma e se ne facessimo un vinile? Poi ho detto no, se la metto sull'album è inutile farne il vinile, entra nell'album e buonanotte. E l'album sarà fatto sia in vinile che noi aspettiamo il vinile, Il vinile è ancora la cosa più affascinante. Sì. Il vinile, sì. Il vinile è venuta anche a me la tosse, vedi? Siamo di stagione, bevi, siamo in diretta, va bene, qui non c'è tagli, non c'è inganni, io bevo qui siamo in casa degli artisti, ragazzi, in casa degli artisti qui. Io bevo alla salute di tutti gli amici e alla salute di tutti i nemici. Sì, dai, tanto ci sono anche quelli, ci sono. Io non ho nemici, sono loro, il problema non è mai il mio. Il problema è loro. Se c'è qualcuno che ha qualche problema con me, è lui che ce l'ha, non io con lui. Quindi io sono molto sereno. Va bene, Carlo, va bene, dai, teniamo l'anima in pace, tranquillamente. Ma sì, ma che senso ha dire il sangue avvelenato? Tra l'altro, certo. Il periodo natalizio. Certo. Guarda, vino rosso. Rosso come il sangue, alla grande rosso, Carlo, alla grande, rosso come l'amore, rosso come il Natale, quindi vedete il poeta che esce da Carlo, esce dal cuore il poeta. Carlo, che ti devo dire? Io mi hai chiesto alcune cose e non mi hai chiesto che vino sto bevendo. Che vino stai bevendo? Perché siamo molto curiosi noi, Non mi sembra. Sulla questione curioso non lo eri. Se non te lo facevo venire in mente, io mica me lo chiedevi. Che vino sto bevendo? Sì. Brunello di Montalcino. Bravo. Poteva essere in Toscana. Con la base del Sangiovese si fa un Brunello eccezionale. Ed è un vino che io amo molto. Bene. Amo i vini toscani e quelli piemontesi. Bene. Ma rossi, quelli che hanno sentimento, quelli che hanno carattere. Bianco sì, sarà anche buono, ma insomma, slavato. Carlo, sei una grande persona. Io ti ringrazio veramente di questa chiacchierata. Ma con tutto il cuore, e do appuntamento a tutti i nostri fan alla prossima puntata, perché come dico sempre io, ne vedrete e sentirete delle belle. Un abbraccio. Intanto fammi augurare a tutti
sì, un buon anno, okay, che sia un anno. Sai, augurare la felicità è molto retorico. Io spero che tutti possano godere nel prossimo anno di salute e serenità. La serenità, che tutti possano essere finalmente sereni. Tanti auguri a te, alla tua carissima compagna e a tutti coloro che ci hanno seguito. Auguri. Grazie mille, Carlo. Ciao a tutti. Ciao.
Troppo breve, troppo tutto.